Notizie del giorno. Parcheggiatori abusivi, 30 arresti per estorsione. I nativi digitali sanno poco o nulla di cosa fosse la comunicazione 20 anni fa e spesso ce ne dimentichiamo. Loro sono figli di quest'epoca, sono nati tra smartphone e tablet. Tocca a noi educarli sull'uso responsabile della tecnologia e tocca proprio a noi giornalisti educarli alla scelta delle notizie, alla distinzione tra notizie e opinione, alla lettura di un quotidiano ma anche all'uso intelligente di una smart TV. Gli studenti della quinta A della scuola primaria Monsignor Pirone, intitolata ad un grande sacerdote ed educatore, accompagnati dalla docente Anna Maria Martulano, hanno visitato la nostra redazione. I ragazzi, come era inevitabile, sono rimasti affascinati dalla tecnologia, ma soprattutto dalla televisione vista da dentro. Notizie, commenti, la conduzione di un TG, il montaggio di un servizio, tutto insomma visto dall'altra parte, da questa parte. E se prima della visita erano pochi quelli che avrebbero voluto da grande fare i giornalisti, alla fine sono stati in tanti a rispondere affermativamente. Chi vuole fare giornalista? Io! Chi? A sto punto io. A sto punto io. Quindi dopo aver visto tutto questo, voi volete fare il giornalista? Sì? Io no. Sì, tu no. Ancora ciao Gigi dalla Juve. A te piace? Cosa? Fare giornalista? Sì o no? A te? A te piacerebbe fare? Benvenuti al telegiornale di Telecolore. Qui ci stanno le notizie qui. Del giorno. Qui, è chiaro che stanno qui. Dovevo che siano lì. Ripeti la chiave. Benvenuti al telegiornale di oggi. Benvenuti al telegiornale di Telecolore. Leggiamo le notizie del giorno. Lavori sulla tangenziale di Salerno e disagi. Continuano i problemi per il traffico nel capoluogo, in attesa di un possibile piano alternativo da parte dell'amministrazione comunale. Si segnala la polizia questa cosa. Ma la polizia fa le sue indagini.